Ciao a tutti, oggi una nuova ricetta e sarà una ricetta del riciclo con un po' di avanzi delle festività natalizie. Infatti abbiamo della pasta sfoglia che è avanzata, della panna, 200 ml di panna, 50 g di latte condensato e io qui ho sbriciolato dei bonbon al cioccolato, ma possono essere dei torroncini, dei cioccolattini, insomma tutto quello che avete che vi è avanzato dai dolci natalizi. E faremo quindi dei cestini con la pasta sfoglia e un ripieno di panna e cioccolatini sbriciolati. Allora, con una coppa pasta, il mio è di circa 9 cm di diametro, andremo a coppare la pasta sfoglia per poi metterla in uno stampino così per crostatine e fare la cottura in bianco. Quindi coppiamo. Lo stampo è già stato imburrato e infarinato. Facciamo aderire bene la nostra pasta allo stampo. Allora, abbiamo coppato e messo i nostri cestini nello stampo, i nostri dischi di sfoglia nello stampo. Adesso li andiamo a cuocere in bianco, quindi per non farli gonfiare, quindi mettiamo un pezzettino di carta forno su ogni disco e creiamo un peso. Io ho scelto il riso, ma vanno bene anche i legumi secchi. E poi li inforneremo a 190 gradi per circa 10 minuti. Mentre i nostri cestini sono in forno, noi cominciamo a montare la panna ben fredda. Aggiungiamo poi il latte condensato e infine il nostro cucchiaio di miele. Continuiamo a montare. Abbiamo sformato i nostri cestini, li abbiamo messi in un piatto, adesso con il sacco à poche riempito della crema che abbiamo ottenuto con la panna, il latte condensato e il cucchiaio di miele, riempiamo i nostri cestini. Tutto questo si può fare anche con un cucchiaio, però se ci aiutiamo con il sacco à poche vengono più carini.
E poi prendiamo la nostra granella ottenuta dai bonbon e la mettiamo sopra. Ecco i nostri cestini del riciclo.